Buonasera, sono veramente lieta di darvi il benvenuto a questa settima edizione del nostro premio, che anche quest'anno si svolge nella prestigiosa e splendida cornice della sala della Protomoteca Capitolina. Ringrazio per questo l'onorevole Fabrizio Panecaldo, consigliere comunale e coordinatore della maggioranza. Quest'anno la medaglia, quale premio di rappresentanza del Capo dello Stato Sergio Mattarella a questa edizione del premio, sarà consegnata alla dottoressa Raffaella Balestrini, designata dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, onorevole Luigi Nicolais. Questa bellissima sala è un luogo ricco di storia antica, realizzato nei primi anni dell'Ottocento per volontà di Papa Pio VII, come sala per la raccolta di numerosi busti di personaggi illustri già presenti all'interno del Pantheon, che ben si presta all'evento che stiamo celebrando insieme. Mi piace cogliere fin dall'inizio questo parallelismo per permettere a me e a tutti voi di addentrarci nella vita del ricordo. È importante, oltre che doveroso, non dimenticare, ma anzi celebrare, quelle persone che ci hanno lasciato, ma che continuano a vivere ogni giorno grazie ai loro ideali e alle loro concrete azioni manifestate durante la loro esistenza. Come tutti saprete, il premio Marcello Sgarlata è il frutto del grande amore per l'uomo e l'immensa stima per l'uomo politico, che è assegnato a personalità distintesi nella società odierna per il valore del coraggio. Si tratta di una dote piuttosto rara in un mondo così paralizzato dalla paura, dall'incertezza economica, dalla mancanza di lavoro stabile, soprattutto per i giovani, dall'egoismo che a volte ci fa chiudere in una dimensione troppo pessimistica. Voglio però lanciare un messaggio di ottimismo e di speranza, interpretando immediatamente quello che sarebbe stato il desiderio di mio marito. In questi mesi di preparazione ho infatti avuto l'onore di interessarmi alle vite di tanti giovani e di tanti uomini e donne davvero coraggiosi, di leggere le loro biografie e di appassionarmi alle loro storie, così distanti l'una dall'altra per l'area geografica di provenienza, per la professione svolta, per il percorso di formazione e per il particolare talento. Ecco, a questo punto, se Marcello fosse ancora qui, sono certa che li avrebbe ammirati e perciò premiati, perché possono essere un esempio contagioso per tanti altri giovani e perché, come luminose fiaccole accese, indicano la strada magari a chi è fermo per incertezza o per paura nel futuro. In merito, cito testualmente: la paura è normale che ci sia in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Paolo Borsellino. Concludo tornando al paragone utilizzato in apertura. Il desiderio che ho nel cuore è che, mutatis mutandis, questi nuovi volti dei premiati, uniti a quelli degli anni precedenti, vadano a costituire una sorta di ideale collezione fotografica di eroi coraggiosi del terzo millennio. A questo punto cedo la parola al presidente del Rotary Club Romolgiata, Pierandrea Felici. Buonasera, io sono il presidente per l'anno rotariano 2014-2015 del Rotary Club Romolgiata, che è lo sponsor di questo premio che onora il nome e la memoria di un nostro socio che io purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere, ma che tanto ha dato
e nel corso del suo servizio rotariano e che ha illustrato con la sua vita lo spirito di servizio del Rotary. Ringrazio tutti voi che siete presenti qui, il rappresentante del Comune e tutti gli altri, e faccio i miei più sentiti auguri ai premiati. Buonasera. Come diceva la Presidente Mariella Sgarlata, i nostri premiati di anno in anno ci aiutano a definire meglio e a, diciamo, puntualizzare, a attualizzare, a declinare questo concetto del coraggio, che chiaramente va acquisito, va calato nel reale, nel presente, anno dopo anno. Cominciamo con Lucia Annibali. E adesso insieme a voi chiamo una donna che veramente merita tutta la nostra ammirazione, Annibali. Annibali, cavaliere, ormai, perché già il Presidente della Repubblica le ha conferito questa onorificenza. Questo applauso testimonia l'affetto, non soltanto l'ammirazione. Grazie. Per il coraggio dimostrato, guardate, ci sono le persone in piedi che ringraziamo moltissimo, perché davvero dobbiamo tributare un grande segno di affetto e di riconoscenza per una donna che ha deciso di fare di una tragedia personale una battaglia pubblica, ha coinvolto, ha fatto da collante a tantissime donne, e in questo ci ha comunicato un messaggio assolutamente positivo. Anche nell'intervista che ha concesso alla RAI ha detto: circondatevi di persone positive. Ma io le chiedo, dove trova tutto questo coraggio, questa forza in un momento di sofferenza? Ma la forza dentro di me, come dico sempre, quindi il desiderio di riconquistarmi la vita che mi era stata, insomma, che volevano togliere, e quindi riconquistarla ed essere più viva ancora di prima. Per cui io sono molto felice di essere qui, di esserci, e davvero sono una grande gioia, proprio una grande gioia per la vita. L'avvocato Annibali non può essere qui oggi pomeriggio perché il suo calvario, diciamo così, il suo calvario chirurgico continua, e proprio qualche giorno fa ci ha comunicato che il suo medico le ha impedito di venire. Però ha mandato due persone care, gli zii. A Lucia Annibali, per l'enorme coraggio che dimostra ogni giorno, perché ha saputo trasformare la sua storia di non amore in una grande lotta alla vita, che pur in tanto dolore è un dono da custodire. Gli zii sono Massimo Micheli e Fioretta Annibali. Fiorella Annibali, che è la sorella del papà della nostra Lucia. La signora è commossa ed emozionata, quindi sentiamo subito la sua voce. Io ringrazio tutti per questo premio. Avrei voluto che ci fosse Lucia qui, però purtroppo ancora di nuovo una grande sofferenza, però lei è una persona molto molto coraggiosa, che dà coraggio a noi, a papà, alla mamma, a tutti. Ed ora Renzo Arbore. Io sono stato fortunato ad essere stato scelto da quelli della Lega del Filo d'Oro, perché essendo stato premiato proprio per la comunicazione, avendo fatto la televisione, la musica, la radio, eccetera, ho usato questa comunicazione per finalmente uno scopo importante come quello di aiutare i sordociechi. E quindi la mia prima impressione è stata che non ne sapevo dell'esistenza, e che devo ricordare che allargavo le braccia quando ho saputo che c'erano dei bambini e degli adulti che non vedevano, non sentivano, non parlavano. Poi invece, quando sono venuto a Osimo, mi sono emozionato, ma ho capito che la vita vince anche in questo caso. Io non ho realizzato una mia famiglia, e quindi sento un po' come famiglia questa famiglia della Lega del Filo d'Oro di Osimo e, insomma, e i suoi ospiti. Io credo che visitare una delle sedi della Lega del Filo d'Oro fa bene,
fa bene perché ti apre il cuore, non so, in qualche maniera, e capisci che sei stato fortunato, non ti puoi più lamentare delle piccole cose che ti capitano nella vita, anche negative. Renzo Arbore. Mi hanno detto che viene premiato per il coraggio e io pensavo anche al coraggio della televisione, di aver fatto la televisione in un periodo di... Vabbè, quella è stata un po' coraggiosa perché il primo programma della notte, siccome proprio oggi, mi pare ieri, ricorrono i 30 anni di un programma che si chiamava Quelli della Notte e che è stato il programma notturno, non c'era la seconda serata. No, applauso ai miei amici. Non c'era la seconda serata, quindi io dopo un grande successo di altro tipo, Giovanni Minoli mi disse: vuoi fare un programma? E io dissi: devo fare una cosa sperimentale. Alle 11, come sa il mio amico Franco Di Mare, la televisione la spegnevano tutti, c'era il monoscopio, e io invece andai in onda dalle 11 in poi, e fu un successo strepitoso che dovrebbe essere poi celebrato proprio in questi giorni. Grazie. Però, insomma, poi un altro coraggio, secondo me, è quello vostro, perché premiare per il coraggio uno che ha scritto, lo diceva Neruda, che di giorno si suda, rispondeva Picasso, e ci vuole una bel fegato per... A Renzo Arbore, per le sue scelte coraggiose nel mondo dello spettacolo, per la costante ricerca di elementi di novità, per il suo talento mai scontato che si coniuga sapientemente con valori di solidarietà e altruismo verso le persone in difficoltà. Grazie tante, scusate. grazie molte, grazie. Pasqualino Buonfiglio. Appuntato scelto, in servizio da circa 4 anni presso il nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri a Roma. 25 anni li ha svolti in Lombardia, partecipando ad importanti attività investigative riguardanti episodi nazionali ed internazionali. Sposato con la signora Tiziana da circa 20 anni, ha due figli, Elena e Lorenzo. Impegnato nel sociale, ha partecipato al primo progetto di aiuto umanitario in Togo, ricevendo la qualifica di membro onorario dell'Associazione Italia Togo. Inoltre riceve l'attestato di vigile del fuoco ed agente di polizia onorario, a cui si aggiunge il titolo di ambasciatore onorario da parte del governatore dell'Arkansas. A Pasqualino Buonfiglio per la dedizione ed il coraggio nel servire l'arma dei carabinieri, per la generosità dimostrata nel porgere aiuto a chi è più bisognoso, perché il suo operato sia da esempio per la collettività tutta ed illumini il cammino di ogni uomo nel superamento delle barriere religiose, culturali e sociali. Ce l'abbiamo nel DNA, questa cosa di essere tra le cose pericolose che avvengono quotidianamente come nella città di Roma, ma abbiamo anche l'altro lato umano, sociale, quindi aiutare veramente i bisognosi. Ed ecco che qui scatta quella sinergia, questa molla che in primis ci mettiamo dall'inizio fino alla fine ad aiutare veramente a queste persone che hanno veramente bisogno, che si sentono un po' anche emarginate. Ed ora Franco Di Mare. Nato a Napoli, giornalista professionista, dal 1983 è entrato in Rai nel 1991. Si è occupato di cronaca ed è stato inviato di guerra in Bosnia, Kosovo, Somalia, Mozambico, Algeria, Albania, Etiopia, Eritrea, Ruanda, prima e seconda guerra del Golfo, Afghanistan, Timor Est, Medio Oriente ed America Latina. Ha realizzato documentari, dossier geopolitici, inchieste su attentati terroristici, mafia e criminalità organizzata e anche servizi su calamità naturali. Dal 2003 è passata al TG1 e attualmente conduce la trasmissione Uno Mattina. Franco Di Mare. A Franco Di Mare,
per la misurata sobrietà e la grande eleganza che utilizza ogni giorno per raccontare i fatti accaduti in Italia e per aver condiviso con il pubblico la sua storia personale di coraggio e di amore nei confronti dei bambini orfani di guerra. Il coraggio vero è quello del lavoro fatto con passione, e con serietà quando si può e con quel poco di competenza che uno ci deve mettere dentro. La mia soddisfazione grande è stata quella che qualcuno ha voluto scegliere un episodio della mia vita che è soltanto un episodio, quello non è stato un atto di coraggio, è stato un atto d'amore e l'ha portato sullo schermo. E Beppe Fiorello è stato veramente molto bravo e io gli voglio molto bene, lo ringrazio sempre, ogni volta è diventato un caro amico e per me è stato veramente strano stare a casa e guardarmi in TV, perché Beppe faceva me. Ed era una roba strana, ma la cosa più strana era un'altra, che Beppe fino a quel momento aveva fatto solo gente morta, cioè erano tutti morti quelli che aveva interpretato Beppe, io ero l'unico vivente, immaginatevi come ho guardato, ho pensato di non sopravvivere alla seconda puntata, ho detto morirò pure io e Beppe completerà il cerchio, invece per fortuna sono ancora qua. Grazie a tutti. Annalisa Minetti. Se crederai, Miss Lombardia. Questa è una gara sportiva di duathlon e oggi inizio come professionista. Posso io rappresentare un movimento di persone che vogliono essere ascoltate, viste e guardate come atleti. Bellezzi of Italy in a new championship record. Tutto è possibile e io in qualche modo oggi ne sono la dimostrazione. Ad Annalisa Minetti per aver dimostrato che con coraggio e tenacia si possono superare tutti gli ostacoli che la vita pone sul nostro cammino e si possa poi offrire e raccontare con gioia la propria esperienza agli altri. Beh, io non so se devo essere premiata più per il coraggio se non invece forse l'incoscienza. Sono certa però che chiaramente tutti i giorni con grande fermezza e determinazione io lotto affinché la gente possa capire che non ci sono limiti fisici che possano limitare realmente la volontà umana di una persona. Sono una persona fondamentalmente legata un po' alla metafora del calabrone. Molte persone sanno poco di questo insetto, ma in realtà lui ha una carcassa molto grande e delle ali molto piccole, scientificamente provato che non potrebbe volare, però lui non lo sa e quindi vola. E sulla base di questa metafora chiaramente io poi ho creato e percorso tutto il mio cammino. Ho creduto fermamente che sì, se ti appassioni follemente alla vita, la vita è un'opportunità e quindi vita e sogni diventano un diritto di tutti. Non ci sono persone che possono pensare di non riuscire a fare qualcosa quando vuoi fare quella cosa. Io ho semplicemente sognato ad occhi aperti, anche perché molto spesso ti faccio questa rivelazione: quando io dormo e sogno, io vedo esattamente tutto, perché io ho perso la mia vista praticamente a 18 anni. Quindi tutti quelli che sono i miei ricordi visivi vengono riproiettati ed immaginati lungo i sogni. Quindi ho detto, se vedo di notte al buio mentre dormo, allora io devo aprire gli occhi e continuare a sognare anche di giorno. La vita è un'opportunità, è un grande dono, vi prego, voi che potete, non sprecatela. Abbiamo due importanti organizzazioni, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Associazione Medici Senza Frontiere, che ogni anno ci segnalano delle personalità che meritano un riconoscimento, il nostro riconoscimento, a cui si è aggiunto quello prestigioso della Presidenza della Repubblica, in questo caso la dottoressa Raffaella Ballestrini del CNR. Nata a Torino, è laureata in scienze biologiche presso l'Università di Torino, dove ha svolto anche il dottorato di ricerca in biologia e biotecnologia dei funghi. Da sempre si occupa delle interazioni tra le piante e alcuni funghi benefici del suolo, che contribuiscono alla nutrizione e alla salute delle piante.
ha iniziato le sue ricerche utilizzando tecniche di microscopia elettronica, ma, data anche la sua passione per il lavoro sperimentale, negli anni ha sempre cercato di acquisire nuove metodologie. Le sue ricerche si basano soprattutto sull'utilizzo di tecniche di biologia molecolare cellulare e più recentemente si è avvicinata e appassionata alla genomica, grazie soprattutto alla possibilità di lavorare nell'ambito di consorzi internazionali che si sono occupati di sequenziare e decifrare il genoma di alcuni di questi funghi simbionti, tra cui quello del tartufo nero pregiato. Fare ricerca in Italia, soprattutto in un campo come il nostro, nel campo delle scienze bioagroalimentari, è ancora più difficile e sicuramente molto difficile per i giovani, ecco, per noi, ma soprattutto per i giovani, per chi ancora deve arrivare a fare il ricercatore, ecco. Per noi, insomma, è difficile, però io devo dire che la grande fortuna è, cioè per me è una fortuna lavorare al CNR comunque, perché il Consiglio Nazionale delle Ricerche veramente ci sprona sempre a continuare comunque le nostre ricerche, ci lascia comunque una libertà che magari altri enti o da altre parti non c'è, e ci sprona anche molto a collaborare con ad esempio con l'estero, dove sicuramente la situazione della ricerca è meglio di quella italiana. Insomma, ci sono ogni tanto, quando andiamo a questi meeting appunto, e ci presentano le infrastrutture soprattutto e le strumentazioni che hanno all'estero, noi a volte non ce le possiamo permettere, però diciamo che chi vuole fare buona ricerca, secondo me nel CNR la può fare. Come ho detto all'inizio, consegniamo la medaglia e il premio di rappresentanza del Capo dello Stato alla ricerca quest'anno. Grazie. Ancora auguri. Grazie mille. Livia Trampellini, segnalataci da Medici Senza Frontiere. Nata a Bologna, si è laureata in medicina e chirurgia nella sua città. Abilitata nel 2002 alla professione medica, ha lavorato a tempo pieno all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Dopo varie collaborazioni, prima come guardia medica a San Pietro in Casale e Forlì, poi come dirigente medico tra Ravenna e Cesena, sempre nell'unità ospedaliera malattie infettive, nel novembre 2006 ha conseguito la specializzazione in malattie infettive. Nel 2005 ha cominciato a fare la volontaria in Kenya. Nel 2006 ha avuto la prima esperienza con Medici Senza Frontiere in Cambogia, in un progetto per la terapia dell'HIV-AIDS. Nel 2010 è stata per un periodo ad Haiti, nel progetto Colera, sempre con Medici Senza Frontiere. Poi è stata in Iraq, nel campo profughi di Dohuk, e lo scorso anno in Guinea, come referente medico nel centro trattamento Ebola. Sempre nel 2014 è stata in Sierra Leone e lo scorso inverno in Liberia. Quest'anno ha preso parte ad un programma di formazione Ebola con Medici Senza Frontiere e attualmente si trova in Guinea. A Livia Trampellini, per avere con grande coraggio messo a disposizione la propria competenza professionale e la propria vita nei confronti di quanti per guerra e malattie rischiano di perdere la loro nelle regioni più povere del mondo. Abbiamo qui il dottor Gabriele Rossi, che è responsabile medico dell'organizzazione Medici Senza Frontiere, che ritira il premio per la nostra dottoressa. Se non c'è il rischio in queste missioni dei Medici Senza Frontiere che il concetto di missionarietà, cioè di una spinta interiore, possa, diciamo, prevalere su invece l'aspetto filantropico del mettersi a disposizione di tutta l'umanità senza frontiere? Assolutamente sì. E in effetti era questa la domanda che 3 settimane fa, prima che Livia partisse, oggi non è qui per il suo senso di responsabilità, le ho posto: che cosa vuol dire per te avere coraggio senza frontiere? E lei mi ha risposto: guarda Gabriele, la cosa più importante è, ci sono dei valori che vanno oltre i confini, oltre le barriere. Il valore della persona umana, la sua dignità, è la prima cosa. E io penso che appunto questa è la missione sociale di Medici Senza Frontiere, che è anche ispirata, se vogliamo, a quella giustizia sociale che Marcello Sgarlata ha avuto nella sua attività. Tra l'altro Marcello Sgarlata, ho notato, è diventato sindaco il 18 dicembre 1971,
Medici Senza Frontiere è stata fondata il 20 dicembre del 1971, quindi c'è un'altra coincidenza e un altro parallelismo che fa molto piacere. A questo punto, emozionata come sempre, vorrei ringraziarvi veramente nominandovi uno per uno. Grazie a Serena Specchi, a Cristiano Davoli, Fabio Boncagni, Mario Palumbo, Rina Massullo, Simona Marconi, Francesca Segneri e in ultimo mio figlio Paolo. Un ringraziamento particolare dal profondo del cuore all'ingegner Filippo Dortoriello, presidente di Gala, e alla sua gentile signora, la cara Patrizia De Rose, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il loro sostegno determinante a questa edizione del premio. Entrambi, con estrema sensibilità, mi sono stati vicini nella fase di preparazione e realizzazione, comprendendo le motivazioni profonde che mi hanno guidata fin qui. Sono certa dunque che mi resteranno accanto in questa iniziativa anche nei prossimi anni, aiutandomi a renderla sempre più preziosa e viva. Grazie ancora a tutti e arrivederci all'anno prossimo.